domande che avete. Grazie a tutti. Allora, a me spetta anche il compito di introdurre un po' l'argomento. Come vi hanno detto, sono un avvocato, sono un giurista, per chi non mi conoscesse non si spaventi, nel senso che non vi farò la lezione universitaria, accademica, citando pappardelle di articoli di codice o sentenze, ma cercherò di farvi una presentazione abbastanza chiara di quali sono i meccanismi di funzionamento in generale del diritto d'autore, ma soprattutto del fenomeno che io chiamo, che generalmente si chiama open licensing, cioè licenze open, licenziamento in modalità open. Fenomeno nato, come abbiamo già capito anche dall'introduzione, qualche decennio fa, ormai più di 20-25 anni fa, in ambito informatico, e sbarcato poi nell'ambito invece della creatività in senso più ampio, e quindi tema di oggi, la musica. Ieri abbiamo parlato ancora di musica, si è parlato di immagini, anche dopo l'incontro di oggi si parlerà di fotografia in pubblico dominio, e quindi adesso vi farò vedere queste licenze che generalmente appunto si applicano a tutte le forme di creatività previste dall'ingegno umano, escludendo la parte software, perché la parte software appunto rimane legata alle vecchie licenze cosiddette open source di software libero. Nella parte finale della mia presentazione ci sarà qualche valutazione su quali siano i vantaggi per coloro che come autori e titolari dei diritti adottano queste licenze, perché ovviamente la domanda legittima e anche lo scopo un po' dell'incontro di oggi è far capire quale sia lo spirito, non solo la parte appunto l'aspetto teorico che ci sta dietro, ma quale sia lo spirito che spinge gli autori titolari dei diritti a scegliere questa nuova forma di gestione dei diritti d'autore. Poi mi sembra aver capito che qua tra il pubblico c'è gente che ha fatto questa esperienza per primo, abbiamo una radio che sceglie di pubblicare e di far passare solo musica in Creative Commons, quindi abbiamo un po' sicuramente un po' di testimonianze interessanti da cui partire. Allora, proseguo con la mia presentazione. Come vedete il titolo è Le licenze open per la distribuzione e promozione della musica. Qua ci sono i miei riferimenti più che altro per le slide. Simone Liprandi su Twitter, visto che abbiamo lanciato l'hashtag, vi dico anche se volete taggarmi, poi stasera me li riguardo tutti volentieri. E questi sono i libri, le cose che vi dirò oggi vengono più che altro da quel libro lì, quello sulle Creative Commons, che poi ha una storia che vi racconterò, una storia interessante che vi racconterò nella parte finale della mia presentazione, che serve proprio a capire perché, quali sono i vantaggi che spingono un autore a fare questa scelta. Al di là dello spot pubblicitario alle copertine del libro, più che altro perché ci sono i link, li potete leggere, cioè i miei libri sono a loro volta sotto licenza Creative Commons, quindi potete andare ad approfondire se oggi uscite di qua con qualche curiosità in più. È ovvio che in 20 minuti, 25 minuti non vi posso dare tutte le informazioni, no? Lì avete tutto un piccolo manuale che vi guida passo a passo in questo mondo e lo trovate appunto a quell'indirizzo web. Allora, questa slide è una slide che io uso quasi sempre nei miei corsi, nelle mie lezioni, e aiuta un po' a creare una mappa, a dare una mappa mentale del campo su cui ci stiamo muovendo, no? Il copyright, il diritto d'autore, ha un meccanismo di funzionamento che potremmo definire closed by default, cioè il copyright è un sistema di tutela che per sua definizione è chiuso by default, ok? Nel senso che un'opera, nel momento in cui viene creata, senza il bisogno che essa venga depositata presso la SIAE, depositata presso qualche altro ente, sono varie le leggende metropolitane che circolano su questo argomento, automaticamente è tutelata dal diritto d'autore. Cioè la legge prevede che solo l'atto creativo sia sufficiente ad attribuire una serie di diritti al suo autore. Poi, come ci spiegherà Adriano, ovviamente se vogliamo essere più sicuri dal punto di vista della prova, ok, del legame tra me autore e la mia opera, ci sono vari modi. Adesso per fortuna il digitale ci ha portato ad avere delle soluzioni molto più smart ed economiche, veloci ed efficaci, come quella di cui ci parlerà Adriano, cioè Patamu e simili, però dal punto di vista della titolarità dei diritti è sufficiente l'atto creativo. Questo però si porta dietro un effetto collaterale, che è quello che sostanzialmente tutto ciò che non ho creato io l'ha creato qualcun altro, e quindi è da considerare come se fosse sotto copyright. Chiaro sto passaggio? So che è esattamente il contrario di quello che normalmente si crede, soprattutto nel mondo di internet, no? Per cui se una cosa è su internet e non c'è scritto nulla, allora la posso prendere. Invece è esattamente il contrario. Se una cosa non l'ho fatta io, vuol dire che qualcun altro l'ha fatta, e vista questa regola generale la devo trattare per una questione di prudenza come se fosse sotto copyright, perché probabilmente lo sarà.
Poi può essere che il suo autore non abbia nulla in contrario a che io la usi o che io le faccia delle modifiche o che io la diffonda in un certo modo, però devo accertarmi di questo suo consenso. A meno che ovviamente siano passati i famosi 70 anni dalla morte dell'autore o altri termini per cui si può considerare l'opera caduta nel pubblico dominio ed è l'argomento, il macro argomento di questa settimana dedicata al pubblico dominio. Oggi in realtà in questo pomeriggio non ci occupiamo proprio di pubblico dominio, ma ci occupiamo più di quella parte di là. Ok, vedete che l'ho evidenziata con un cerchio, cioè quando non siamo proprio in una situazione di pubblico dominio perché non sono scaduti i diritti. Però ci sono casi in cui è lo stesso titolare dei diritti, possiamo dire più semplicemente l'autore, a rilasciare la sua opera in un regime più libero, più elastico, più open, cioè a consentire a priori che la sua opera venga liberamente diffusa e liberamente utilizzata. E quindi crea una situazione eccezionale di libero utilizzo. Già la legge prevede alcune aree franche in cui sostanzialmente anche opere tutelate dal diritto ancora tutelate dal diritto d'autore, quindi non cadute in pubblico dominio, possono essere usate liberamente. E per la legge italiana vi invito ad andare a leggere gli articoli dal 65 in poi, della legge 633 del 41, e vedrete un sacco di casi, soprattutto quelli legati al mondo delle biblioteche. Quindi chi lavora nelle biblioteche sa che se non ci fossero gli articoli 68 e 69 non potrebbe fare il suo lavoro. Perché sono gli articoli che tengono in piedi l'attività di prestito a scopo non di lucro e di promozione culturale che fa una biblioteca pubblica. Ok? Quindi quelli si trovano scritti nella legge, ma quando invece non c'è scritto nulla nella legge, è l'autore che si deve attivare e dire: attraverso l'applicazione di una licenza, io sto riliberando la mia opera da quello che di default è un sistema closed. Ok? Quindi bisogna ragionare in senso inverso. Tutto è, ahi noi, da considerare come se fosse sotto copyright, tranne quelle cose che vengono o rientrano in questi articoli 65 seguenti, cosiddette libera utilizzazione o eccezione al diritto d'autore, oppure sono contraddistinte da una licenza libera, di libero utilizzo, di libera distribuzione, come le vogliamo definire. Io le chiamo più semplicemente licenze open, perché la parola open l'aggettivo open ha acquisito un'efficacia semantica particolare fin da quando a fine degli anni 90 qualcuno è stato a parlare di open source, cioè di software con codice sorgente aperto. Ok, quindi adesso da qua in poi parliamo solo di quella fetta di questo schema, però la mappa generale ve la dovevo dare in modo tale che adesso avete capito perché c'è bisogno di mettere una licenza. Perché se non aveste chiaro il meccanismo del close by default, tutti diranno: ma che senso ha tanto? Perché devo mettere una licenza? Basta metterla online liberamente, senza dire nulla. E no, perché se non dite nulla, ricadete nella regola, ricadete nel tutto sotto copyright. Finisco un attimo, perché sono quasi sicuro che la tua domanda troverà una risposta. È un percorso abbastanza strano, vedrai che poi alla fine ti lascio parlare. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire tecnicamente cos'è una licenza d'uso. Sono un giurista, quindi amo un po' le definizioni legalesi, però questa la potete sopportare. Una licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Mi sembra anche abbastanza chiaro adesso, dopo questa introduzione che vi ho fatto. Questo documento, e l'ho messo in rosso, basandosi sul diritto d'autore, perché una delle leggende metropolitane è che siano invece una forma di rifiuto, di alternativa al diritto d'autore, invece in realtà si basano sul diritto d'autore, e muovendosi quindi all'interno dei suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Okay? In tutte le licenze, anche quelle proprietarie, quindi quelle che trovate, non so, scaricate la nuova versione di Windows, per il computer, vi compare la licenza, voi ovviamente la accettate dopo averla letta tutta nei dettagli, immagino, e se voi l'aveste letta tutta nei dettagli avreste notato che c'è tutta una parte relativa a ciò che il titolare dei diritti vi consente di fare e tutta una parte relativa alle condizioni che il titolare dei diritti vi impone per l'utilizzo che state facendo. Nel caso che vi ho fatto adesso, cioè della licenza di un sistema operativo proprietario come Windows, vedrete che siamo molto sbilanciati verso le condizioni rispetto alle libertà, cioè le libertà che avete sono molto risicate. Addirittura non potete scollegare quella copia del sistema operativo dalla macchina con cui vi è stata venduta, perché c'è l'adesivo, l'etichetta sotto che lega il software, cioè qualcosa di immateriale, a un pezzo di silicio e plastica che è il vostro computer. Quindi le libertà che avete sono molto ristrette, le condizioni invece sono molto ampie.
Le licenze open invertono questo meccanismo, questa proporzione, diciamo. Open licensing sono casi in cui è lo stesso autore o comunque il titolare dei diritti, perché non sempre è l'autore colui che è titolare dei diritti, può esserci un editore, un produttore, qualcuno che ha acquisito i diritti in una seconda sede, in una seconda fase, e quindi è il titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright, quindi la vuole spostare dall'area arancione, cioè del tutti i diritti riservati che abbiamo visto a sinistra prima, la vuole far diventare una eccezione di libero utilizzo. Per farlo si possono utilizzare appunto apposite licenze, detto come normalmente si dice licenze open, licenze, alcuni parlano di copyleft, però copyleft è pericoloso perché copyleft vuol dire una cosa ben precisa, quindi sono solo alcune licenze che hanno la clausola copyleft, e tra queste le più note sono le Creative Commons. Attenzione, sono le più note, non sono le uniche. Anzi, prima delle Creative Commons, soprattutto in ambito musicale, c'erano stati dei progetti Open Music che avevano fatto più o meno la stessa cosa, in modo ancora un po' beta, in una versione un po' sperimentale. Poi Creative Commons ha fatto un passo un po' più coraggioso, ha detto facciamo delle licenze che funzionino non solo per singoli tipi di opere, per il software, per la musica, per i testi, ma per tutte le opere creative in generale, lasciando fuori la parte software per motivi che vi ho già spiegato prima, e anche per una ragione tecnica, perché il software è un tipo di opera un po' particolare e ha bisogno di clausole strettamente legate alla disponibilità del codice sorgente. Fare una pappardella sul codice sorgente in una licenza che poi va su un romanzo o su un'opera musicale, capite che non ha molto senso, allora si tengono separati questi due mondi. Quindi questo, abbiamo capito cosa sono le licenze e cosa sono le licenze open in queste due slide, e questo è un po' il risultato, così ironicamente chiamato 50 sfumature di open, una slide che mi porto dietro da quando c'è stato il film e ha avuto grande successo. Vedete, effettivamente siamo passati da una situazione che era o bianca o nera, cioè prima avevamo o tutto sotto copyright, tutti i diritti riservati, oppure bisognava aspettare che la famosa scadenza di questi diritti, 70 anni dalla morte dell'autore, che come abbiamo dimostrato nel dibattito di ieri, vi invito poi ad andare a vedere le slide che ho già messo online, sostanzialmente si sposta sempre più in là, questi 70 anni non arrivano mai perché si trova il modo di farli ritardare il più possibile. L'unico modo di creare una sfumatura tra questo bianco e nero è appunto quello di sfruttare il sistema dell'open licensing, delle licenze open, che essendo delle licenze possono essere scritte, quindi essendo degli strumenti diciamo sostanzialmente legati al diritto contrattuale, quindi sono scritti dall'essere umano per fare delle cose, da giuristi che conoscono la materia per creare appunto una serie di casi d'uso. Creative Commons ha scelto di farne solo 6, ma avrebbero potuto farne 30, 50, 100, nel senso che a seconda di come vado nel dettaglio nella mia licenza e come voglio ritagliare i vari diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore, posso creare varie sfumature, sottosfumature, sottosottosfumature di questo grigio. Però diciamo che statisticamente le 6 sfumature create a Creative Commons sono già sufficienti a venire incontro a buona parte delle esigenze. E il motto, come vedete, è alcuni diritti riservati. Quindi tra tutti i diritti riservati e il nessun diritto riservato del pubblico dominio abbiamo gli alcuni diritti riservati delle licenze Creative Commons e in generale delle licenze open. Il simbolo mi sembra abbastanza evidente, CC, che fa un po' il verso alla C di copyright, alla singola C. A volte trovate anche la C di copyleft, cioè quella C lì però rovesciata, al contrario. Ok, più o meno sono sempre modi per indicare questo fenomeno. Questo è uno screenshot, è un frame di un noto video divulgativo fatto da Creative Commons, che alla fine dice non devi più chiedere il permesso per fare certi utilizzi, perché il permesso è già stato concesso. Questo è il concetto, questo è il senso della licenza Creative Commons. Prima nella slide sulla definizione di licenza non l'ho messo e me ne pento, però per chi ha studiato un po' di latino, licenza deriva da licere latino, quindi autorizzare, permettere. Quindi quando trovate una licenza vuol dire che qualcuno sta dando un permesso a qualcun altro, sempre. Ok? Se voi aprite un bar avete bisogno della licenza per somministrare bevande alcolici, chi è che ve la dà? Andate al comune, alla pubblica amministrazione preposta a questa attività e vi dà questa autorizzazione. Qua siamo nel campo della proprietà intellettuale, quindi l'autorizzazione chi ve la dà? Il titolare dei diritti, l'autore, l'editore, il produttore, ma ve l'ha data a priori, cioè è già stato concesso, non c'è più bisogno di andarlo a chiedere. A me succede spesso, io insomma come ho fatto vedere faccio libri, articoli, video, tutti sotto licenza Creative Commons, eppure
periodicamente c'è qualcuno che mi scrive sul forum contatti del mio sito per chiedermi il permesso a diffondere uno dei miei articoli. E io ogni volta rispondo, guarda, non c'è bisogno che ti fai la scocciatura di scrivermi l'email, perché sotto c'è già un login che dice, qua, guarda la licenza e guarda le cose che ti consento di fare. Poi ti dico, ma no, ma era per Galateo, vabbè, ok, apprezzo il gesto, no? Però il permesso è già stato concesso. Questo è il concetto di fondo. E Creative Commons ha deciso di, ha fatto un lavoro abbastanza raffinato e molto utile anche come, da usare come modello, perché cosa ha detto? Ha creato delle clausole standard che poi incrociandole, una volta incrociate all'interno delle licenze, generano le 6 licenze. Quindi abbiamo 4 clausole base e 6 licenze, come vi ho detto prima. Le 4 clausole base sono queste che vedete. La prima, il simbolino, vedete che ci sono anche dei simbolini, anche questa è una scelta abbastanza innovativa e utile, perché cercare di rendere facile la comprensione delle clausole a utenti che non hanno una conoscenza giuridica, che non hanno voglia di leggersi magari 4-5 righe di linguaggio legalese, aiuta. L'omino ci fa capire che si riferisce all'attribuzione della paternità dell'autore, quindi permette che altri copiano, distribuiscano, mostrino, eseguono copie dell'opera, a patto che vengano mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera e che non siano state fatte modifiche di un certo tipo, cioè che se, e vengono indicate se sono state fatte modifiche. Quindi questa gli americani la chiamano attribution e noi l'abbiamo tradotto con attribuzione e la sigla è BY. Anche il simbolino del non commercial mi sembra autoesplicativo, è un dollaro barrato, se volete c'è anche la versione con l'euro barrato se vi piace di più, però indica che l'autore non ci sta concedendo la possibilità di fare usi commerciali. Quindi l'autore ci permette di fare alcuni usi liberi, tranne a condizione che questi usi non siano a scopo commerciale. Non opere derivate, c'è il simbolo dell'uguale, cioè l'autore non gradisce che vengano fatte modifiche, quindi l'opera deve essere diffusa e riutilizzata liberamente, ma sempre nella sua versione originaria, senza che vengano fatte, gli americani le chiamano opere derivate, noi le chiamiamo elaborazioni creative, altri contesti in un altro modo, però il concetto è quello, che non vengano fatte modifiche. C'è l'ultima, che forse è quella, diciamo, è la più interessante, ma magari la meno facile da capire. Cioè ci dice condividi lo stesso modo, gli americani la chiamano share alike, in inglese viene meglio ovviamente, di condividi lo stesso modo. Adesso la traduciamo anche con stessa licenza. Ovvero, stessa licenza, cioè se tu riutilizzi la mia opera e ne fai modifiche, anche le modifiche che tu farai dovranno essere rilasciate sotto la stessa licenza. Quindi è una clausola che, come dire, conserva questo meccanismo, questo i principi concessi della licenza, anche sulle opere derivate. Esempio classico, scrivo un testo poetico, Adriano, che è noto musicista, lo legge, viene ispirato, dice guarda, sposto 2 o 3 versi, creo un ritornello, ci faccio una linea melodica e diventa un brano musicale. Se io gli avessi messo una no derivative, lui non poteva farlo, doveva chiedermi il permesso. Avendo fatto invece, avendo lasciato la possibilità di modifica, lui lo può fare, se io però ho messo la condivido allo stesso modo, vuol dire che anche il brano musicale, cioè anche la parte melodica, la parte armonica che lui ha scritto, dovrà essere rilasciata con la stessa licenza. Se non lo fa, viola il mio copyright originario. E questo a cascata, perché? Perché avendo lui messo la stessa licenza anche sull'opera derivata, se arriva un videomaker che vuole fare un video musicale di questo brano musicale, dovrà portarsi dietro la licenza anche sulla parte video. Okay? Quindi è un meccanismo conservativo, alcuni dicono virale, ma con un approccio abbastanza critico, no? Io lo chiamo propagativo, nel senso che permette a queste libertà di propagarsi anche sulle opere derivate. Questo appunto, vedete che il simbolino è sia una C rovesciata, perché richiama la C di copyleft del mondo informatico, ma è anche a forma di freccia, non so se si nota, forse è un po' sfocato, è una freccina che torna indietro, perché i diritti in un certo senso tornano indietro, avvantaggia anche la persona che ha fatto l'opera originaria. Ok, quindi queste sono le 4 clausole base, incrociandole vengono fuori le 6 licenze. Subito provocatoriamente vi dico, se c'è qualcuno bravo in matematica avrà notato che la combinazione di 4 non può essere 6, dovrebbero essere molte di più. Sì, ovvio, però ce n'è una, cioè ci sono due cose, due variabili che ci riducono la combinazione a 6. La prima è che attribution c'è in tutte le clausole, in tutte le licenze. Creative Commons ha scelto che l'attribution sia una clausola standard, una caratteristica standard di tutte le licenze. E quindi già riduci un'opzione, perché una deve essere per forza presente. E poi ce ne sono due, le ultime due, che per una ragione logica sono incompatibili l'una con l'altra. Cioè, se io
se io dico non opere derivate, non ha senso che parli di share alike, perché lo share alike parla di opere derivate, e viceversa. Se io parlo di, se io dico condivido allo stesso modo sulle opere derivate, non posso mettere il non opere derivate, perché sarebbe una cosa insensata, ok? Quindi il risultato è questo qua, le sei licenze Creative Commons. Attribuzione, attribuzione condivido allo stesso modo, attribuzione non opere derivate, attribuzione non commerciale condivido allo stesso modo, attribuzione non commerciale non opere derivate. Le ho messe volutamente in questo ordine perché sono dalla più libera alla più restrittiva. Ok, quindi la prima attribuzione, attribution, vedete che ha solo un unico loghino che ci dice buy, ci dice sostanzialmente che l'autore ci sta dando tutte le libertà possibili e immaginabili, l'unica cosa che ci chiede è di attribuire la paternità a lui come autore originario. È quanto di più vicino al pubblico dominio che ci possa essere. Ok? Cioè più di così c'è appunto il pubblico dominio, più di così c'è quella che Creative Commons chiama CC0, che non è una vera e propria licenza, è un public domain waiver, si dice in inglese, cioè un atto di rinuncia, una sorta di liberatoria. L'autore dichiara che da quel momento in poi non eserciterà più i suoi diritti d'autore. Quindi è come se, passatemi la battuta, è come se lui dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, cioè anche prima. Ok, quindi a parte quel caso lì che è molto on topic con l'evento di questa settimana, perché appunto io lo chiamo pubblico dominio artificiale, perché viene creata una situazione di pubblico dominio non, diciamo, per un decorso naturale della scadenza dei 70 anni e dei vari termini, ma perché l'autore volontariamente ha creare questo status di pubblico dominio. Al di là di quell'opzione, queste sono le sei sfumature di grigio che Creative Commons ha predisposto. Ovviamente, come vedete, l'ultima è particolarmente restrittiva, perché su tre clausole due sono negative, quindi non commerciale, non opere derivate, vuol dire che ci stanno dando poco, però insomma meglio che niente. Ok. Sono sicuro che una di queste la conoscete molto bene, perché più o meno tutti i giorni in qualche modo ci incappate, però quando dico questa cosa la gente mi guarda sempre un po' così straniata. La seconda attribuzione condividere allo stesso modo la trovate tutte le volte che finite su Wikipedia, ovvero, perché dico tutti i giorni? Perché ogni volta che cercate qualcosa su Google, una delle prime, dei primi record che vi dà è tendenzialmente una voce di Wikipedia. Non solo, anche quel piccolo testo che Google estrae dalla prima parte della voce di Wikipedia è estratto grazie al fatto che Wikipedia utilizza una licenza di questo tipo e permette anche ad altri di fare riutilizzo dei suoi pezzi di opera. Che è un'enciclopedia, è un'opera dell'ingegno a tutti gli effetti, con degli autori. Ok? Quindi buttate l'occhio, quando vi capitate su una pagina di Wikipedia, andate per una volta della vostra vita in fondo alla pagina e vedrete che c'è la licenza. Arrivato a questo punto, adesso finita la parte teorica, spero di non avervi annoiato, spero di aver risposto un po' di domande, dopo, ecco, ho già risposto, ma visto. Okay? Poi dopo c'è ancora tempo per approfondire, però adesso volevo andare su una parte un pochettino più operativa, no? Cioè, capito qual è il meccanismo, giustamente il musicista, oggi parliamo di musicisti, ma in generale il creativo, il grafico, lo scrittore, il blogger, il videomaker, mi può dire, ma scusa, ma visto che mi hai spiegato che il diritto d'autore scatta automaticamente, quindi col diritto d'autore io ho la tutela più piena e completa che si possa avere, chi me lo fa fare di mettere una licenza Creative Commons? Sì, bella domanda, nel senso, domanda legittima. Una risposta potrebbe essere questa è una foto che ho fatto ieri sera mentre stavo andando a cena, ho scoperto che in centro a Torino c'è questa cosa simpatica di un racconto e visto che ieri sono arrivato in città ho visto che mi hanno dedicato questo striscione, cioè quando lui il matto arrivò in città, perché posso capire che scegliere di applicare su tutte le proprie opere una licenza Creative Commons come ho fatto io fin da quando ho iniziato a diffondere opere, quindi appena dopo la laurea, sostanzialmente sono già più di 12-13 anni, può essere considerata una cosa incosciente e matta, perché io avrei potuto tenermi belli stretti tutti i miei diritti e decidere io di volta in volta come contrattarli e con chi. Legittimo, è stato per tre secoli così e può essere che vada avanti così. Il mondo però è cambiato. I modelli di business della creatività stanno cambiando. Difficilmente adesso pagherete per delle copie. Stiamo uscendo dal mondo in cui vengono vendute copie, ma vengono vendute altre cose, i diritti stanno cambiando faccia, stanno cambiando forma, e quindi secondo me le Creative Commons già si avvicinano più a quello che è il mondo della comunicazione di oggi, sono nate non a caso nel 2002, l'idea poteva arrivare anche 20-30 anni prima, cioè giuridicamente era una cosa che si poteva fare due secoli fa, ok?
Ma perché sono arrivate nel 2001-2002, in quegli anni? Ma perché è stata l'esplosione di internet negli Stati Uniti e qualche anno dopo da noi, figuriamoci dopo quando siamo arrivati al web 2.0, al web social che abbiamo adesso, dove sostanzialmente chiunque è in grado con un aggeggino di 80 euro, 90 euro di fare opere dell'ingegno anche a volte di un certo pregio, foto graziose, avere l'account su Instagram, su Flickr per le foto, su SoundCloud per la musica, possibilità che solo pochi anni fa erano difficili e impensabili, adesso sono possibili, e le Creative Commons rendono più facile la gestione dei diritti in questo nuovo mondo. Questa è la storia che vi voglio raccontare per farvi capire dall'ottica di un autore, quindi non vi sto parlando più da giurista teorico, ma da uno che ha un'esperienza anche da autore, e parentesi, anch'io ho un passato da musicista, quindi se cercate su Giamendo trovate il mio CD sotto licenza Creative Commons. Però ecco, diciamo, l'attività creativa che faccio in modo un pochettino più costante e più professionale è quella di autore di libri, di articoli. Beh, succede che il libro che vi ho mostrato prima, quello sulle Creative Commons, che era quello con la copertina rossa, questo qua, è stato prima fatto, è uscito prima in lingua italiana nel 2008, poi è stato rieditato, è stato tradotto in inglese, poi in spagnolo, sono traduzioni che ho curato io con l'aiuto di alcuni amici sudamericani di Creative Commons Sud America, Colombia, e con gli amici di Creative Commons Stati Uniti, abbiamo fatto le versioni in spagnolo e in inglese, poi ne è uscita una nuova versione in italiano un po' aggiornata. Beh, morale, 2 anni fa, era fine novembre del, ecco, 20 novembre del 2014, così, senza che io sapessi nulla, mi arriva questo tweet: Simone Liprandi, it's our pleasure to inform you che abbiamo, è nostro piacere informarti che abbiamo tradotto Creative Commons User Guide, cioè la versione inglese, in arabo. Cioè io mi sono trovato un libro tradotto in una lingua, la terza barra quarta lingua più parlata al mondo, a seconda delle stime, ok? Senza che io facessi nulla, senza che io dovessi fare fatica. Non so se qualcuno di voi ha esperienza di pubblicazioni editoriali, che fatica fare una traduzione fatta bene, seguire i traduttori, pagarli, perché se non sei Tolkien ti devi dare da fare, no? Per farli tradurre, ok? E quindi io mai avrei pensato di fare la traduzione in arabo, probabilmente il prossimo step sarebbe stato, non so, il francese, ipotizziamo. Morale, mi sono trovato il mio best seller, diciamo, il mio libro più venduto, tradotto e quindi reso di colpo, da un giorno all'altro, accessibile a 400-500 milioni di persone in più. Adesso le stime dei parlanti arabo sono un po' oscillanti, però questa era associazione librebooks.org, se andate a vedere il sito, è un'associazione culturale, adesso non ricordo se degli Emirati Arabi o Arabia Saudita, vabbè, comunque che fa le attività che facciamo noi sostanzialmente di divulgazione, lo fa in lingua araba, e io mi sono trovato questa copertina di cui io riesco neanche a leggere il mio nome, però ho scoperto che c'è da qualche parte, spero che l'abbiano fatto bene, se no non ho modo di verificare se sia stato fatto un buon lavoro, però la domanda che vi faccio è: cosa mi ha tolto? Cioè, io vedo tanto che mi hanno dato tanto e vi chiedo cosa mi ha tolto, nel senso, cosa mi cambiava. Mai sarei arrivato a prendere contatti con un'agenzia araba degli Emirati, mai, è una cosa impensabile per il tipo di pubblicazione. Poi ripeto, se siete Tolkien, la Rowling e quella gente lì, allora avrete tutto il vostro giro di agenti, di persone che si occupano della localizzazione delle vostre opere, e lì girano un sacco di soldi, posso capire che ci siano altre leve. Quindi questo vi serve per farvi riflettere, cioè quelli che mi dicono chi me lo fa fare, allora io rispondo: ma chi non te lo fa fare? Vorrei girare la domanda. Poi se vogliamo proprio schematizzare, ma questi sono i principali vantaggi dell'adozione di licenze open in campo musicale. Adesso l'esempio che vi ho fatto è in campo editoriale, perché è quello che provo sulla mia pelle tutti i giorni, ma ripeto, possiamo fare lo stesso, prendete l'esempio del mio libro, invece che fosse un libro, ipotizziamo che fosse un brano musicale o un video musicale, questi sono gli esempi, quindi avrete una maggiore flessibilità nella gestione dei diritti, perché ovviamente avendo ancora voi la titolarità dei diritti e avendoli licenziati con una licenza di questo tipo c'è maggiore flessibilità, e una flessibilità che meglio si adatta al contesto della comunicazione digitale e internet interconnessa di oggi. Maggiore possibilità di diffusione della propria opera, perché? Perché svincolandola, liberandola
dai legami tipici del copyright tradizionale, del diritto d'autore tradizionale, l'opera diventa più facilmente diffondibile. Tant'è che appunto mi sono trovato una mia opera adesso accessibile a milioni di persone che prima probabilmente non ci sarebbero arrivati. Perché? Perché vedevano una cosa scritta in una lingua per loro ignota, scritta con caratteri a loro probabilmente ignoti, e quindi non ci sarebbero mai arrivati. Eventuale possibilità di vederla migliorata, cioè se io scelgo una licenza che consente anche la modifica, posso vederla anche migliorata e portata in altri contesti creativi. Esempio, appunto, quello che dicevo prima, io scrivo poesie, non mi interessa scrivere musica, però Adriano legge un paio di mie poesie e dice, ma caspita, ma perché non me le fate vedere prima? Adesso le hai viste e non deve chiedermi il permesso per fare l'opera musicale connessa, derivata. Lo fa perché c'è già la licenza che gli consente di farlo. Poi possiamo stare qua a discutere 2 ore sui contro, queste sono 3 pro che ho portato, possiamo discutere sui contro, però è una questione anche di scelta di vita filosofica, etica, come il discorso del software libero, dopo si parlerà anche di software libero, non a caso. No? Quindi pensateci, adesso qui avete in queste 25 minuti, questa mezz'oretta di presentazione, avete quantomeno gli strumenti di base per non disorientarvi più in questo mondo, nel senso quando vi comparirà il login sotto con l'omino e la doppia C, almeno avete capito di cosa si tratta. Poi certo, si può fare di più, si può leggersi il libro, si può riguardarsi le slide che metteremo online domani e via dicendo. Di approfondimenti se ne possono sempre fare, però già il fatto che siate venuti qua è un sintomo che avete curiosità per un nuovo modello di gestione dei diritti d'autore che appunto viene ben incarnato da questi strumenti, da queste licenze. Niente. Altro modo per rimanere in contatto su queste cose è seguirmi sui social, vi ho già detto, Twitter l'avete già visto, ma c'è anche la pagina Facebook, vi invito a fare un bel like, perché per ogni like mi arrivano 150 euro, no? Funziona così, mica. Non mi ricordo, comunque. Va bene, basta. Come vedete anche le slide sono sotto licenza Creative Commons, giusto per essere coerenti. Okay. Grazie. Ci sono ancora domande? Prego. Sì. Magari nel microfono, perché sennò... Sì, se riuscite... Infatti, grazie mille. Perché siamo, ricordiamo, in diretta streaming audio video e quindi... Ok, non so se ho capito bene, quindi te la spiego molto velocemente. Se queste licenze danno così tanta possibilità di visualizzazione, comunque di condivisione, eccetera, eccetera, le major discografiche mettono tutto sotto diritti copyright oppure usano anche loro le Creative Commons? Bella domanda, nel senso che l'esempio che vi ho fatto prima, è ovvio che quando parliamo di major vuol dire che ci sono sotto degli interessi economici molto grossi e molto pesanti, e quindi per loro invece è ancora importante rimanere legate al vecchio modello, e sono esattamente quelle che poi fanno anche pressione sui legislatori per allungare la durata, quindi ne abbiamo parlato ieri e in questi giorni immagino che se ne sia sempre parlato, no? Perché il pubblico dominio diventa sempre più lontano, perché gli interventi legislativi portano da 50 anni a 70, a 70 a 90, da 90 a 120, fra poco diremo che sarà eterno espressamente e abbiamo risolto il problema, però sì, sono ancora pochi e abbastanza rari i casi in cui grossi fenomeni discografici hanno scelto queste licenze, però ci sono alcuni casi, poi magari no, va bene, c'era David Byrne, c'era Gilberto Gil, qualcuno aveva fatto questo esperimento, ovviamente sono esperimenti di Radio, ma Radio non avevano usato una licenza Creative Commons, avevano lasciato scaricare gratuitamente perché attenzione a non confondere questa cosa, cioè il free download non ha nulla a che fare con le licenze, perché il free download è un favore che vi stanno facendo. La licenza sono dei diritti che vi stanno concedendo, è molto diverso. La licenza più difficilmente puoi dire stavo scherzando, cioè Bjork. Non so, so che alcuni nuovi, sono sempre stati casi un po' sperimentali, cioè nel senso un brano, ci sono delle compilation interessanti, Nine Inch Nails mi ricordo avevano fatto qualcosa, Gilberto Gil mi ricordo. In Italia, insomma, se dopo c'è Adriano, sicuramente conosce qualche caso di tuoi artisti che poi hanno fatto questa scelta. I Rain, no, con cui, ad esempio, mi ricordo, io avevo partecipato,
un po' meno famosi, però qualcuno in Italia avevamo fatto la compilation Musica Libera, no, come si chiamava? Libera la musica, Libera la musica, Libera l'arte. Esatto, c'erano anche i Tête de Bois, non so, c'era qualcuno di interessante. Ovviamente se tu vuoi l'ultima di Vasco Rossi sotto licenza Creative Commons, ecco, quello è molto difficile che la trovi. Però magari è anche un sintomo che forse possiamo fare un passo in più e cercare della musica di un altro tipo. E soprattutto sull'ambito elettronico. Insomma, dopo c'è mica anche un DJ set stasera. Ascolteremo della musica Creative Commons di qualità, no? Quindi vedremo un po'. Altre domande? Sì. No, rispetto a questa, tra l'altro, la selezione che ascolteremo poi dopo è proprio di una etichetta milanese che si chiama 51 Bit, ed è una delle tante etichette che ci sono, appunto, che producono artisti in Creative Commons. Quindi è chiaro che le grandi case discografiche o editrici, ecco, non solo nell'ambito musicale, preferiscano la forma del copyright, insomma, chiuso. Però poi c'è un mondo importante che produce artisti. Simone ha citato l'ambito elettronica, ma non solo. E per esempio, per il discorso libri, qui a Torino c'è una delle prime case editrici in Creative Commons, che è Eris Edizioni. Quindi c'è un mondo di chi, anche tra gli intermediari, case editrici discografiche, lavora in quest'ambito. Quest'ambito qui. E io non so se ci sono domande. Ok. Una domanda che in qualche modo ho iniziato a pormi da quando ho scelto di utilizzare le licenze Creative Commons. E qualora qualcosa vada storto, nel senso che qualora qualcuno violi i diritti che ho deciso di riservarmi utilizzando la licenza Creative Commons, che percorso, quali sono le soluzioni che si possono praticare, insomma? La risposta, cioè, in realtà sono le stesse soluzioni che si possono praticare nel mondo copyright, nel senso che non è che ci siano, cioè, essendo una violazione di diritti d'autore, i diritti d'autore sono dei diritti privati, che hanno una natura, diciamo, commerciale, tant'è che il diritto d'autore si studia come branca del diritto commerciale, no? nella scienza giuridica italiana. E cosa fai? Niente, vai dall'avvocato e ti attivi nello stesso modo, con lo stesso percorso che faresti se qualcuno ti violasse la tua opera sotto copyright. Quindi, cioè, poi ovvio è più difficile trovare avvocati che si occupano di questo tipo di approccio, è più difficile far capire come dire, il danno subito, perché la controparte potrebbe dire, vabbè, ma tanto l'avevi lasciato sotto licenza Creative Commons, vuol dire che avevi abbassato già tu stesso le pretese, che è profondamente sbagliato, perché, come abbiamo già spiegato, Creative Commons non vuol dire no copyright. A me è successo, io ho fatto come avvocato, quindi non come parte, ho anche qualche storia come parte, ma quella più interessante era quest'estate, abbiamo mandato una lettera di diffida per un mio amico fotografo, quindi siamo fuori dall'ambito musicale, ma è lo stesso concetto, che si era trovato la sua, una sua fotografia sotto licenza CC by SA, quindi quella di Wikipedia, anche perché lui è un noto attivista wikipediano, si era trovata come diciamo, fotografia principale di una campagna pubblicitaria, era proprio sui manifesti degli autobus in giro per una città, non posso darvi troppi idee, tanto trovate tutto online, e abbiamo mandato una lettera di diffida chiedendo dei danni, sostanzialmente. Come avremmo fatto allo stesso modo se fosse stata un'opera sotto copyright? La risposta qual è stata? L'abbiamo trovata su Wikipedia e pensavamo che fosse libera. Ok? Cosa fai? Di fronte all'ignoranza non puoi fare granché, nel senso, più che spiegargliela, però il danno era già fatto e quindi hanno dovuto pagare. Però, ripeto, lui si è dovuto assumere il rischio. Ha trovato me, che ero anche amico, e quindi l'ho fatto anche volentieri, però non c'è altro modo, bisogna andare da un avvocato, attivarsi e difendersi e poi cercare di rientrare del danno e anche delle spese legali subite dalla controparte che ha messo in atto la violazione. Ripeto, non è che ce ne sia, che sia più faticoso o meno faticoso, tutto lì. È l'aspetto psicologico che cambia, che appunto ti trovi la risposta, ma era su Wikipedia, allora non era libera. No, gli dici, ciccio, ma era difficile andare a leggere il cosino scritto sotto? Cioè era troppo difficile? Era troppo difficile, evidentemente. Ok.
magari non è difficile nel senso andare a fondo pagina a leggerlo quanto capirlo realmente, perché io posso anche leggere una roba del genere, poi guarda cos'è sta roba, va bene, la prendo lo stesso. Secondo me non è neanche così vero, perché appunto Creative Commons ha cercato di rendere il tutto anche molto semplice e comprensibile. Capisco che internet ci mette in una predisposizione mentale in cui tutto deve essere molto veloce, molto semplice, molto facile, questo sono d'accordo, no? Per condividere una foto basta fare condividi, è un tasto. Leggere prima di condividere ci porta via un quarto d'ora e delle energie mentali che a volte non pensiamo di avere. Nel 99,9% dei casi basta fare condividi e non ci va e non ci succede nulla. Purtroppo può capitare che quando fai condividi su una cosa che invece era meglio non fare, non condividere, arriva l'avvocato che ti manda la lettera. Sono i rischi del mestiere. È ovvio che stando chiusi in casa e non avendo la patente si fanno meno incidenti. Certo. No. Se siamo musicisti e blogger e riutilizziamo roba di altri, fa parte del gioco che possa succedere questa eventualità. Prego. Sì, io volevo chiedere, è possibile in termini, diciamo, di produzione, nel caso in cui si produca, mettiamo più che un disco, pensavo, non so, un DVD, una situazione in cui si usano diversi media, una situazione mista, nel senso che si comincia a produrre il prodotto e si usano le Creative Commons, mettiamo che ci sia chi fa i testi, chi fa il video, chi fa tutte le varie parti. Poi però questo prodotto magari trova la possibilità di essere prodotto, cioè di arrivare sul mercato tramite un canale tradizionale, quindi un media partner che non usa queste licenze. È una situazione gestibile? Sì, gestibile sicuramente, tutto si può fare, essendo degli strumenti contrattuali si possono anche cambiare, si può anche pentirsi. La vedo difficile in realtà, poi di fatto, questa situazione. Nel senso che l'autore, il titolare dei diritti può anche modificare la licenza, benché il sito Creative Commons dica questa cosa, secondo me impropria, che le licenze sono irrevocabili fino a un certo punto, sono irrevocabili sulla singola copia, nel senso che io non posso, pensate a un libro cartaceo, dove nel colophon c'è la licenza, è ovvio che io, se ho diffuso 10.000 copie di questo libro, non posso, se un giorno mi pento, andare a casa di 10.000 persone a strappargli la pagina, quindi quelle copie continueranno a circolare con la licenza Creative Commons. E quindi ci saranno, dobbiamo mettere in conto che quest'opera verrà sempre in qualche modo diffusa secondo quella licenza, perché basta anche una sola persona che ha una licenza, che ha un'opera con quella licenza, che può a sua volta farne copie. Ok? Però appunto mi telefona Mondadori e mi dice: guarda, il libro ci è piaciuto un sacco, ti diamo 10.000 euro, però tu devi dire che stavi scherzando. Va bene, io lo posso anche dire, però non posso andare a togliere quelle 10.000 copie che stanno ancora circolando. E quindi tecnicamente lo vedo difficile, perché Mondadori dovrebbe investire su una cosa pensando di avere un'esclusiva che non ha, perché poi, essendoci ancora le copie, continueranno a circolare. Detto questo, è più facile che si verifichi un'ipotesi B, una versione un po' diversa, per cui Mondadori dice: bello, ci è piaciuto tanto il libro, ti paghiamo per farne un altro, il prossimo che ci fai però lo devi fare sotto copyright. E allora si torna a un vecchio contratto di edizione modello classico, standard, che l'industria editoriale discografica conosce da anni, e si fa il vecchio modello copyright. Poi c'è un discorso anche etico. Io adesso sono anni che mi spendo e mi presento come quello che spiega questi argomenti e che usa le licenze Creative Commons. Se arriva una casa editrice che mi dice: assolutamente, se vuoi pubblicare con noi devi rinunciare a questa scelta, mi mette in difficoltà, perché poi sarebbe una questione anche di immagine, no, etica. Io mi sono trovato a dover litigare con una casa editrice, vi raccontavo prima, che prima mi ha fatto il giochetto del: bello, ci interessa il tuo libro, interessante, facciamolo con licenza open. Quando poi siamo arrivati a firmare il contratto, dopo circa 10 mesi, quasi un anno che stavamo lavorando sulle bozze, mi hanno detto: no, guarda, l'ufficio legale ha detto di no. Ok? Classico, era prevedibile, solo che io ci sono rimasto male, perché avevamo fior di email, di scambi di email, in cui Franco Angeli, posso dirlo perché c'è la sentenza, cioè siamo andati in causa ed è arrivata la sentenza. E ho capito che era una cosa contraria alle loro policy interne, però caspita, volevo dire, potevate dirlo prima di fare 10 mesi di scambi di bozze, di cose. E vabbè, alla fine sono uscito a pubblicare il libro con un'altra casa editrice, ovviamente più piccola, meno famosa, meno distribuita, che però mi ha concesso questa opzione. Questione di scelte, avrei potuto anche accettare, e io adesso avrei avuto in catalogo un libro pubblicato da una casa editrice un po' più famosa.
ma non tradotto in arabo. Ottima, grazie, ottimo, ottima osservazione. Esatto, direi che. Bene, allora grazie Simona Liprandi.